Sanremo. Albano torna a tuonare contro Amadeus. I patti vanno rispettati. Albano è molto deluso dal direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. Oggi il popolare cantante di Celino San Marco ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero del periodico Novella 2000. E in questa circostanza è tornato a parlare della sua esclusione dal prossimo Festival di Sanremo, non nascondendo di esserci rimasto assai male, anche perché il conduttore e direttore artistico Amadeus non avrebbe rispettato i patti. La scorsa edizione ho partecipato come ospite d'onore al fianco di Morandi e Ranieri con la promessa che il prossimo anno avrei presentato la canzone per la gara. G' è delusione perché i patti vanno rispettati nella vita. Il compagno di Loredana Lecciso ha poi tenuto a sottolineare di essere certo che questo sarebbe stato l'anno giusto per partecipare. Amadeus è finito nuovamente nel mirino del cantante di Cellino San Marco. Albano, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha poi confessato che il conduttore sarebbe stato irremovibile nel non volerlo al Festival di Sanremo 2024, tanto da arrivare a dire di credere che neppure avrebbe ascoltato la canzone che ha presentato. Non mi ha scartato, questo lo scriva. La realtà è che non mi ha accettato. L'ex marito di Romina Power, il quale è rimasto piacevolmente stupito per un gesto di sua figlia Jasmine Carrisi, ha poi confessato che avrebbe tanto voluto partecipare alla kermesse musicale in onda su Rai 1 per chiudere un cerchio. Ho capito che è arrivato il momento di non pensare più alla gara. Questo era il mio progetto, purtroppo però il cantante, almeno per quanto riguarda la prossima edizione, dovrà seguirla comodamente seduto sul suo divano a casa sua. Concerto di Natale in Vaticano, nel cast ci sarà anche il cantante. Successivamente la giornalista del magazine Novella 2000 ha fatto presente che tutti coloro che avrebbero tanto voluto vedere Albano al Festival di Sanremo potranno comunque consolarsi il giorno di Natale, visto che sarà al concerto in Vaticano su Canale 5 condotto da Federica Panicucci. E l'ex marito di Romina Power ha confermato, facendo inoltre presente che non è neppure la prima volta che si esibisce a questo evento. Per Giovanni Paolo II ho cantato ben 7 volte. Per Benedetto XVI ho cantato, ma lui non amava ascoltare musica leggera. E per Papa Francesco ho cantato 2 volte. Quest'ultimo ha poi confidato che entrare nella casa di Dio è sempre una grandissima emozione perché ci si avvicina con la storia e con la fede, per me è sempre stato un valore assoluto.